Stiamo con Sonia Furci, che è la presidente dell'associazione Tutti Uniti per Ilenia. Esatto. È un'associazione che da qualche anno attiva sul nostro territorio con una bella finalità. Sì, allora siamo nati 3 anni e mezzo fa circa, partendo dalla nostra esperienza, quindi ad oggi col progetto Ti Tengo per Mano aiutiamo 110 famiglie. Non ci aspettavamo tutte queste famiglie da aiutare, però ci siamo. Il bello è che c'è un'associazione che si occupa di queste persone, di queste famiglie che si ritrovano all'improvviso a dover far fronte a situazioni molto difficili da comprendere. Vuol dire che a volte c'è una mancanza anche nello Stato? No, è che purtroppo a volte ci troviamo in situazioni di emergenza e quindi le famiglie non hanno il tempo di organizzarsi né di chiedere, e quindi ci troviamo veramente ad affrontare e quello che ci sta accadendo e il problema soldi che c'è sempre di più nelle nostre famiglie, più tutto il resto, un dramma. Le famiglie si fanno aiutare? Le famiglie si fanno aiutare, a noi sono arrivati 110 casi, io non, a volte ci penso, non ho neanche idea di quante famiglie in realtà stiano passando quello che abbiamo passato noi. Però sono tante, ecco. Come riuscite ad autofinanziare le vostre attività? Noi in genere facciamo una cena solidale abbinata a una lotteria e quei soldi in genere ci danno una mano per tutto l'anno. Quest'anno non l'abbiamo organizzata per vari motivi, però ci sono altre associazioni che lo fanno per noi, quindi la compagnia teatrale Passepartout piuttosto che gli amici di Affigi, gli amici delle Fiamme Gialle, ci diamo una mano tra di noi, ecco. Come si può fare per conoscervi, per trovarvi? Noi abbiamo un sito, ma è molto più attiva la pagina Facebook Tutti Uniti per Ilenia, dove io quasi sempre, quasi tutti i giorni scrivo un po' quello che facciamo. Perfetto, grazie e complimenti. Grazie a voi.